Ciao. Amici di Android Blog, dallo stand Wiko del Mobile World Congress 2014 per vedere la gamma TrueColor composta da due modelli di cellulare, il Bloom e il Rainbow che vedete qua affiancati, che hanno particolari differenze a livello di diagonali di display e a livello di fotocamera, in quanto il Bloom monta un display da 4,7 pollici con risoluzione WVGA e una camera posteriore da 5 megapixel, come possiamo vedere. Tra l'altro molto bella la finitura opaca del posteriore, e mentre il Rainbow monta una camera da 8 megapixel. Anche qui i materiali sono decisamente belli nel tatto, però possiamo vedere in questo caso che le interfacce di questa serie di Wiko sono personalizzate, non c'è quindi lo stock di Android. Abbiamo però un'enorme gamma cromatica a livello di colori che è presente in ogni modello di questa casa. Ogni modello presentato è disponibile in diversi colori, come potete vedere in questa teca. Per quanto riguarda questi due particolari modelli, montano tutte e due un processore quad core MediaTek da 1.3 GHz. Vediamo anche alcune implementazioni software, come questo piccolo pulsante che ci crea delle scorciatoie rapide nell'interfaccia. E per la gamma TrueColors di Wiko è tutto. Un saluto da Alessio per AndroidBlog.it.